siamo a Civita di Bagnoregio, uno dei luoghi che è maggiormente cresciuto in termini turistici negli ultimi anni. Lo scorso 2019 qui sono venuti 1 milione di turisti da tutto il mondo. Francesco Bigiotti è lo storico ex sindaco di Bagnoregio che ha puntato tutto sulla frazione di Civita, l'antico borgo che si stava spopolando e sgretolando. Grazie a diversi interventi di messa in sicurezza e rilancio turistico, la cosiddetta città che muore è viva più che mai, anche al tempo del coronavirus, con il nuovo sindaco Luca Profili che si è inventato i Civita Bond, cioè biglietti d'ingresso al borgo da comprare ora a prezzo scontato e da utilizzare fino a dicembre dell'anno prossimo. Negli ultimi 4-5 anni, grazie all'incremento turistico, sono nate 400 nuove attività. Questo ha dato lavoro a tantissime persone nel nostro paese e grazie agli introiti del ticket d'ingresso a Civita siamo riusciti a diventare il paese in Italia con minor pressione fiscale. Il borgo, affacciato sulla Valle dei Calanchi, una volta affollato di cinesi e giapponesi, ora punta a diventare meta di un turismo di prossimità. I prossimi mesi saranno difficili per bar e ristoranti e per questo abbiamo pensato che daremo come amministrazione più spazio possibile all'aperto e abbiamo pensato anche a un bando, il primo bando di aiuti che arriveranno fino a 1000 euro a fondo perduto, liquidità da poter spendere per ripartire. Certo, la preoccupazione del futuro l'abbiamo, come credo lo abbiano tutti coloro che operano nel campo del turismo, ma non siamo fiduciosi perché la bellezza salverà il mondo, la bellezza salverà l'economia. In vacanza col virus è il titolo della nostra puntata di oggi. Buongiorno, benvenuti a Fuori TG. Avete già visto un'ipotesi di soluzione a Civita di Bagnoregio dei bond per facilitare l'arrivo dei turisti. Non è l'unico comune che si sta organizzando in questo modo e oggi inconvenzionalmente presenterò per primo il nostro ospite dello spazio Pronto Sindaco, il sindaco di Pollica. Buongiorno sindaco, ben arrivato. Buongiorno a tutti voi. Ospite di Fuori TG, Stefano Pisani. Dunque, dire Pollica vuol dire Acciaroli, diciamo, lo dico per quelli che non conoscono così bene il territorio del Cilento, uno dei posti dove c'è un'altissima longevità, uno dei posti dove c'è un parco naturale, diciamo, che è costato sangue, sudore e lacrime a tante persone del territorio. Che cosa vi siete inventati? Ce lo dica subito. Ma innanzitutto noi abbiamo provato a proporre al governo una sorta di bond un po' diverso da quello di Civica Bagnoregio. Abbiamo provato a mettere insieme una soluzione che sfruttasse la leva fiscale, un po' diverso dal tax credit che ha messo in campo invece il governo. Puntavamo agli acquisti di vacanze oggi per poterle spendere fino al 2021. Abbiamo provato a far comprendere al governo che questa potesse essere la soluzione migliore. Per il momento non ci siamo riusciti, ma non demordiamo. Allora, che cosa ne pensa Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo? Buongiorno e ben arrivata. Abbiamo qualche piccolo problema con l'audio del suo collegamento. Riprovi un attimo, vediamo se mi sente. Ecco, adesso buongiorno, sì. Buongiorno a tutti. Dunque, sì, cosa sì. Ne pensa? Buongiorno sindaco, buongiorno a tutti, buongiorno a lei. Tutti questi strumenti sono interessantissimi e ci stiamo lavorando. In questa fase abbiamo messo in campo delle soluzioni diciamo su cui potevamo avere la certezza di intervenire in maniera più rapida e più efficace, con i tempi diciamo ovviamente rapidissimi di cui c'è necessità. Però il tema di studiare un meccanismo di bond come quello suggerito dal sindaco è un tema che abbiamo presente e su cui vogliamo lavorare. Bene, siamo contenti di sentirlo, anche perché il settore è veramente in difficoltà. È così, Ivana Jelinic, buongiorno, benvenuta anche lei, bentornata, nostra ospite, rappresenta tutto il settore operativo, diciamo, delle agenzie di viaggio e di turismo della FIAVET per Confcommercio. Jelinic, come va? Buongiorno, allora vorrei dirvi bene, anche se in realtà sappiamo benissimo che il turismo sta in una condizione piuttosto difficile ancora, perché chiaramente risente ancora del blocco degli spazi. Qualche problema con il collegamento? Ecco, adesso è ricomparsa, concluda. Il bello della diretta ci fa sempre impazzire, ogni volta questi collegamenti ci hanno addestrato
alle immagini che vanno e vengono. Dicevo, blocco fra le regioni, ma blocco anche a livello internazionale. Speriamo che dopo il 4 di giugno progressivamente ci sia una ripresa della mobilità sia sul territorio nazionale, quindi come dire il nostro bel paese sia il primo che avrà i benefici di questa piccola ripartenza turistica, ma poi progressivamente nell'arco dell'estate per arrivare fino all'autunno, dove potremo ricominciare ad avere anche la possibilità noi italiani di viaggiare all'estero, ma soprattutto anche di ricevere gli stranieri in Italia. Tanto guardi, la sottosegretaria Bonaccorsi tornerà nostra ospite il 2 giugno e magari per allora ci darà qualche notizia in più sulle presenze straniere, ma comunque ne parliamo più avanti. Intanto vi presento Patrizia Senatore, che sta qua in studio, che ha curato questi servizi. A proposito, con chi hai montato l'anteprima che abbiamo visto? L'anteprima con Valentina Di Mambro. Vi faccio vedere subito delle immagini, perché parliamo della situazione in stato di crisi. Ci ha segnalato sui nostri social la pagina Turismo in stato di crisi le immagini delle proteste che ci sono state ieri di tutti gli agenti di commercio, delle persone che si occupano di viaggi, degli interpreti, dei traduttori, delle guide che portano in giro i nostri turisti, soprattutto quelli stranieri molto preoccupati. Queste sono le immagini che hanno postato sulla nostra pagina Facebook. Ecco, e ci sono tante persone che purtroppo dicono che loro in vacanza non ci vanno e le città d'arte sono le principali ad essere penalizzate. In questo momento Patrizia è andata a Venezia, cominciamo da lì. Speriamo che passa presto questa epidemia e che vengano i turisti, perché Venezia vive di turismo. Diciamo che finalmente si sta muovendo il lavoro. L'unica cosa, gli alberghi e le pizze e i ristoranti devono ancora ripartire. E quest'anno la Biennale l'hanno confermato che non la fanno. È un duro colpo per tanti imprenditori. C'è nessuno? Albergo chiuso? Sì, l'albergo è chiuso, si spera di riaprire non appena sarà possibile come minimo muoversi tra regione e regione. Abbiamo 3 alberghi, però a giugno ne apriamo solamente uno. C'è il bonus vacanze, vi potrà aiutare? Non credo, perché lo Stato darà l'80% come credito d'imposta e solamente il 20% verrà pagato dal cliente in albergo. Quindi per l'albergo la liquidità sarà minima. Cioè questo cartello cede sì attività? Sì. Per quale motivo vende? Per la crisi che c'è adesso con il coronavirus. Non ci sono turisti e non c'è gente che passa. Gli 11 musei veneziani in questo momento sono tutti chiusi. Apriremo a giugno e apriremo naturalmente con tutte le condizioni di massima sicurezza per il nostro pubblico. Per le famiglie e i gruppi un'attività di visite guidate, visite personalizzate che si potranno scegliere prenotandosi online, un'occasione unica per vedere una città straordinaria in una condizione che credo sia esattamente quella che i visitatori nel Settecento avevano scoperto. Siamo 2 pensionati e abitiamo a Treviso. Oggi siamo venuti a Venezia, poi andremo a Padova, faremo un po' di turismo solidale in Veneto. Si riparte? Sì, siamo ripartiti. Guardiamo l'affluenza. Quante pizze ha venduto? Ciao! Si preparano le maschere da vendere per quando torneranno i turisti? È 7 mesi, facevo il conto oggi, che non lavoriamo. Prima abbiamo avuto 3 mesi di acque alte che ci hanno messi in ginocchio e non ci sono stati rifusi i danni. Adesso si è aggiunto questo problema qua. Noi dipendiamo dalla sensibilità dei turisti che sono i nostri ospiti, che riconoscono ancora questo lavoro che facciamo. Col negozio sono chiuso, il laboratorio prosegue perché questa è la mia vita da 40 anni. Che cosa rappresentano queste 2 maschere? Questa è la tragedia e la commedia, un po' il simbolo del teatro e se vuole anche della nostra vita, però diciamo che siamo esclusivamente spostati qua in questo periodo. Sperando di spostarci di qua. E con cosa? Con che prospettive? Dunque, sottosegretario, da tante parti si sollevano dei limiti su questo bonus.
perché c'è chi dice quelli che hanno un reddito troppo basso non lo sfrutteranno, poi c'è questa questione del credito d'imposta, quindi loro dicono, gli albergatori dicono ma noi che cosa incassiamo, un po' l'abbiamo già sentito, non è che può essere modificato, ci state pensando? Il bonus vacanze è stato uno stanziamento all'interno di un pacchetto più complessivo di aiuti per gli albergatori, per gli agenti di viaggio, tour operator, per i lavoratori stagionali e anche gli altri lavoratori del comparto del turismo. Io do solo un'informazione, forse è bene ricordarlo, con il decreto di marzo il governo ha esteso la cassa integrazione per i lavoratori del turismo che prima non vi potevano accedere. Abbiamo poi ovviamente dato anche la possibilità ai lavoratori stagionali di accedere al bonus, quello dei 600 euro che a maggio diventa 1000 euro. Quindi da questo punto di vista un aiuto concreto per i lavoratori, così come anche una serie di interventi sia per gli albergatori che per, come dicevo prima, per le imprese turistiche. Il bonus vacanze appunto è all'interno di questi 5 miliardi di aiuti tra turismo e cultura che sono stati stanziati, cuba un 2,4 miliardi ed è un intervento che noi abbiamo fatto come sostegno alla domanda. Come sappiamo il problema del turismo, la crisi del turismo è una crisi di domanda e di offerta. In questo caso noi vogliamo intervenire sulla domanda e interveniamo con un aiuto alle famiglie, ai nuclei familiari fino a 40.000 euro per appunto dare la possibilità di passare qualche giorno di vacanza quest'estate tra il primo luglio fino alla fine dell'anno, fino al 31 dicembre, nelle strutture ricettive, così come nei campeggi, nei bed and breakfast, negli agriturismi. È un credito d'imposta sì, ma che potrà essere ceduto ai propri fornitori, ai privati, agli istituti di credito, agli intermediari finanziari, quindi da questo punto di vista è un aiuto diretto per le imprese alberghiere. Allora sentiamo da Ivana Jelinic se ha già qualche notizia su questo, sa qualcosa? C'è qualcuno che già parla di usufruirne dal suo osservatorio? C'è un tema su questo e sicuramente se ne parla molto. Gli operatori stanno cercando di capire effettivamente come poter utilizzare lo strumento nel migliore dei modi. Le notizie che noi abbiamo sono piuttosto discordanti, perché ci sono degli operatori che lo valutano in maniera moderatamente positiva, altri che sono un po' più prudenti rispetto allo strumento. È chiaro che è molto complesso in questo momento e in questa fase, anche perché il Paese ha un male assoluto che lo attanaglia, che è tutta la burocrazia. Quindi i tempi, le modalità, anche per poter accedere a quelle che sono le risorse messe in campo da parte del governo, molto spesso poi per le imprese non sono così semplicemente attuabili e l'accesso poi nella realtà non è lo stesso di quello che viene indicato sulla carta, purtroppo. E questo è un male strutturale di questa nazione. E sì, soprattutto chi è che paga lo scotto sono le imprese medio-piccole. Le nostre agenzie, l'abbiamo visto nel servizio prima, sono scese comunque in piazza in questi giorni e probabilmente continueranno a farlo, proprio perché hanno la necessità in qualche modo di avere degli strumenti che percepiscono immediatamente, quindi delle forme di sostegno che arrivino subito e che possano metterle a riparo e in sicurezza onde evitare le chiusure. Quando sapremo qualcosa di più sugli stranieri in Italia, sottosegretario, le chiedo una risposta breve perché abbiamo ancora un altro luogo splendido da mostrare ai nostri telespettatori. Brevissimo, noi come abbiamo già detto dal 3 giugno speriamo di riaprire la mobilità tra le regioni e anche le nostre frontiere. Dal 15 giugno in maniera uniforme con tutti i paesi dell'Unione Europea appunto si sta lavorando per riaprire la mobilità interna all'Unione Europea. Altro discorso è per la zona fuori UE e fuori Schengen che dovremmo aspettare ancora un po' una decisione anche qui comune dell'Unione Europea. D'accordo, e adesso dove andiamo, Patrizia? Andiamo a Genga, nelle Marche, in un posto un poco conosciuto forse in tutta Italia, ma che merita una visita. È molto conosciuto nel mondo, grazie a Instagram. Siamo nel borgo di San Vittore delle Chiuse, dove abbiamo
dei monumenti come l'Abbazia Romanica e Ponte Romano, poi c'è anche uno stabilimento termale. È tra i paesi più visitati e fotografati del centro Italia, quello di Genga, con scorci e meraviglie come il tempietto del Valadier incastonato in una roccia, tutto intorno un'economia basata sul turismo. Non ci si arriva proprio, non mi sono fatto la paga, né marzo né aprile, adesso nemmeno maggio. Non ce la fa il piccolo bar alimentare che preparava le colazioni per i tanti turisti italiani e gli stranieri che arrivavano proprio in questi giorni. Non ce la fanno alberghi e ristoranti, pronti alla riapertura. Io ho messo tutti i dipendenti in cassa integrazione dal 10 di marzo e adesso appena ricominciamo, non so, sperando di poterli reinserire tutti quanti. Qui il motore del turismo sono le grotte di Frasassi, chiuse per l'emergenza sanitaria, ora sono di nuovo aperte. Il nostro obiettivo prioritario è quello di garantire una visita con la massima sicurezza per i visitatori. Visite distanziate, mascherine e guanti, tutto per spalancare questo complesso amministrato da Comune e Provincia. 4 milioni il fatturato del 2019 che ha arricchito le casse pubbliche. Quest'anno chissà, intanto il bilancio comunale è stato chiuso con qualche taglio. Sono state scoperte nel settembre 1971 e aperte al pubblico nel settembre 1974. Considerando una media di 300.000 visitatori all'anno, sono 45 anni che sono aperte. I primi speleologi sono calati da quel foro illuminato che possiamo vedere su in alto. Iniziarono l'esplorazione che li portò alla scoperta complessiva di 28 chilometri di grotta. Pensate che in questa prima sala, che si chiama Abisso Ancona, potrebbe comodamente entrarci il Duomo di Milano. Un'altra peculiarità della grotta è la parte finale del percorso turistico, che è un ambiente più piccolo, molto più pieno di stalagmiti, stalattiti, molto più preziose, che si chiama Sala delle Candeline, un po' il gioiello della grotta. Una grotta che deserta, spiega la guida, ha respirato un po', ma è pronta ad accogliere i tanti turisti che sostengono l'economia del territorio. Abbiamo domande dai nostri, Patrizia. Sì, Angie Meloni ci dice: io a mare non ci andrò per non discutere con le persone per le questioni della mascherina. Mentre Dario Greco ci chiede: io vorrei andare in Sardegna, ma se poi l'aumento dei contagi portasse a dover impedire di raggiungere la meta, è previsto rimborso sulle spese di viaggio e soggiorno? Ah, sottosegretario, che cosa possiamo dire su questo? Mi aggiungo io a Dario e le chiedo: ma non è che ci chiedono un patentino, un test sierologico per passare i confini regionali? Come facciamo? Guardi, noi da quel punto di vista stiamo cercando di lavorare con le regioni per dare anche qui dei comportamenti uniformi. Poi è chiaro che il nostro paese prevede autonomia regionale rispetto ad una serie di decisioni, quindi da questo punto di vista saranno le regioni. È chiaro che stiamo lavorando, così come abbiamo fatto per ad esempio le linee guida, sui distanziamenti sociali e nelle modalità di comportamento rispetto alla ristorazione o il distanziamento sociale nei ristoranti o negli stabilimenti balneari, vogliamo dare delle indicazioni più o meno uniformi per tutto, il paese. Sì. Andiamo verso l'uniformità. E invece qual è il progetto estremo del sindaco di Ippolica? Vorrei chiudere con lei. Io ci verrei a vivere in vacanza. Lei che dice? Ma noi ci proviamo, soprattutto cerchiamo di sfruttare tutte le opportunità per fare in modo che i luoghi di vacanze, piccoli borghi come Ippolica, diventino un luogo nel quale vivere 6 mesi all'anno grazie all'utilizzo della tecnologia e dello smart working. Però approfitto della presenza del sottosegretario per dirle che effettivamente ci sono molti dubbi sul vostro tax credit, penso non sarà molto utilizzato. Abbiamo però provveduto a presentare un emendamento con un articolo 176 bis che prevede di utilizzare parte dei 2 miliardi di euro che avete messo in campo come tax credit a favore delle aree naturali protette e dei piccoli borghi, con l'utilizzo di una piattaforma tecnologica e con l'aiuto di tour operator e agenzie di viaggio che al posto di Booking e Airbnb aiutano l'Italia a riscoprire luoghi straordinariamente belli come quelli dei piccoli comuni e delle aree naturali. Allora, tanto noi torneremo, abbiamo detto... Le do un'informazione al sindaco che siamo
andando avanti con il bando per i borghi, sono quasi 30 milioni di euro, quindi da questo punto di vista stiamo comunque lavorando a favore di quella tipologia di turismo e per i borghi del nostro paese. Allora, ci prometta... Abbiamo bisogno però di sollecitare la domanda e di aiutare con la liquidità le imprese. Voi avete messo in condizione le imprese di indebitarsi per avere liquidità. Non è così, perché per quanto riguarda il comparto del turismo abbiamo previsto anche degli interventi a fondo perduto nel provvedimento del decreto rilancio. Quindi diciamo abbiamo fatto una serie di interventi. Guardi l'emendamento del 176 bis. Guardate, per oggi mi dispiace tanto, ma abbiamo finito il tempo, però tanto ci rivediamo, sottosegretario, e parleremo di questa questione della liquidità, che è una questione cruciale per gli operatori del settore turismo. Il 2 giugno torneremo a parlare del tema turismo, domani invece parliamo del volontariato, di chi, diciamo, non senza sostituirsi ma si affianca al welfare statale per aiutare le persone che non ce la fanno. Per gli altri sarà il titolo della puntata di domani. Arrivederci.